Ed ecco qui lo scozzese Hildeburg che sta facendo il suo ingresso perché dovrà combattere per punizione contro il suo amico Senchi e Darkara qui li avrà istruiti a dovere. Probabilmente, anche se la notizia ci è arrivata soltanto 10 minuti fa, staremo a vedere cosa hanno intenzione di fare, se combatte veramente o meno. Ed ecco qui Lemon Senchi. Beh, io da lui mi aspetterei anche un colpo a tradimento, perché questo Senchi è, insomma, è uno tosto, uno duro, uno misterioso allo stesso tempo. A proposito di misterioso, il povero Bernie, come sapete, è infortunato e probabilmente non tornerà prima di SummerSlam, il che vorrà dire 3 mesi sicuri fuori, se non di più. Mentre la TWF ha preparato probabilmente un ritorno, non sappiamo di che, ma hanno parlato di un ritorno. Ora staremo a vedere di chi si tratta. Ma prima godiamoci il match tra questi due amici, una lotta per punizione tra Senchi e Hildeburg. Sembrano volersi dire qualcosa, non riusciamo a capire, ma sembra veramente un complotto tra questi due. Cioè, probabilmente stanno discutendo su come vincere il match. Queste sono furbi. Questo è il chiaro messaggio di Darkara: essere furbi. Dunque si inizia. Attenzione, vediamo che hanno deciso con questi due. Subito, sembra voler lottare. Senchi contro Hildeburg, allora lottano. Probabilmente hanno deciso qualcosa. Beh, d'altronde qualcosa devono fare, non può buttarsi giù, anche perché il match vale un punto, eh. Un punto è sempre importante in questi inizi di Glorious Point, quindi i due dovranno lottare, forse non si massacreranno, ovvio, però dovranno lottare. Attenzione qui, prima colpo di Taekwondo da parte dello scozzese, poi Senchi qua li ha negli occhi. Attenzione qui, Senchi colpisce le spalle probabilmente. Parezze lo lancia all'angoletto Senchi, vediamo che intenzione ha. Match non bello, lo sappiamo, ma ovviamente un match così per punizione, questi due non è che ci metteranno l'anima. Darkara gli avrà detto no, non sprecatevi perché voi mi servite. D'altronde è chiara la cosa. Suplex da parte di Senchi, vertical suplex, è qua finita. È già. Anche se Senchi sta colpendo molto lentamente e molto piano, dobbiamo dire la verità. Se qui Senchi a riuscire poi dall'altra parte, attenzione, e poi lo mette sulla terza corda, posizione pipistrello. Cosa attenzione fare Senchi? Sbaglia tutto, il debutto dal paletto, attenzione. Ma Senchi qua lo prende e poi high kick, calcio alto. Ottima manovra, potrebbe addirittura schienarlo. Non lo schiena. Allora, cosa attenzione di fare? Lo prende, se lo carica. Proto bomb incredibile. Spinning out power bomb da parte di Senchi. Deve chiudere il match e lo farà probabilmente adesso. Eh sì, eccola qui, la sua migliore manovra. Mamma mia ragazzi, guardate qui. Mamma mia, come lo ha fatto cadere. Ma non basta, no. E i due ce la stanno mettendo tutta. Se qui Scrap Buster, e probabilmente hanno deciso di far bella figura, di non stancarsi troppo, di essere molto vicini con loro, non correre troppo. Darkara avrebbe detto fate spettacolo per convincere la dirigenza che noi siamo veri lottatori e non tipi come Nicholson. Però insomma la dirigenza si è legata al dito questa cosa, qui Senchi attenzione alle spalle, entra a fare. Senchi tentava la sua manovra. I fan veramente sono molto estraniati, diciamo, dal match, come se il confronto si facesse, svolgesse su un'altra dimensione. Però devo dire che queste due se la stanno mettendo tutta, sì, veramente stanno dando un grande spettacolo. Nilift da parte dello scozzese, Scozia contro Russia, poi veramente poche volte succedono questi match. That'll do some damage. What a reversal! Oh, and he lands that one right to the head. Oh man,
Qui Senci alle spalle, però il bomba niente a fare. Buona la controffensiva da parte di Hildeburg, ora il match si fa più vivace. Arship vinto da Hildeburg e poi vediamo Senci, lo va a colpire duramente. Ma attenzione, Senci qua stordito, braccio teso, niente a fare. E poi tira il backbreaker di Senci, grande manovra, potrebbe chiudere adesso. Mi drop prima però, anzi elbow drop. Ancora una volta. E poi questa gomitata in avanti. E ancora elbow drop, attenzione. È bel match anche questo, Hildeburg qua è massacrato. E qui attenzione, potrebbe cedere, sta streccio. Lo lascia Senci. Stanno convincendo i fan, eh. Questo è importante, qui dal Carà secondo me ha detto lottate per convincere, non colpitevi forte. Però i colpi insomma sono abbastanza forti, eh. Eh sì, forse non hanno seguito la lettera, gli ordini di dal Carà. Hildeburg qua veramente non si regge in piedi. Secondo me sta facendo finta, sicuramente sta facendo finta questo, eh. Sono furbi questi due. Forse anche i colpi saranno troppo vinti per essere veri, sono due compagni di squadra, due amici, ormai non possono finire in questo modo, eh. Eh già, Senci qua alle spalle. Cosa ti sai fare? Senci lo prende, se lo carica, backbreaker. Eh sì. E stavolta è finita. Qua attenzione, Senci ancora, Senci su Hildeburg, lo va a colpire, attenzione. Vediamo se lo prende, niente a fare. Attenzione, riuscì poi qui, attenzione, vinta la Hildeburg. Però non riesce poi a riprenderlo. Buona l'agilità qui di De Russo. Allora, gomitata da parte di Senci, attenzione. Senci qua potrebbe chiudere il match. Protobomb in arrivo, eh sì, eccola qui. Schiacciante Senci adesso. Attenzione Senci, braccio teso, non basta uno, ne serve anche un altro. E qui deve schienarlo. Ma non lo schiena. Sembrano abbiano detto di... E attenzione, qui va a schienarlo. Incredibile. 1, 2 e 3. Beh, cioè, come l'ha schienato? Questi due ci hanno preso per i fondelli. Ve lo dico io, questi due ci hanno preso per i fondelli. Hildeburg sta benissimo. Tutti i colpi, secondo me, sono stati di media potenza. E poi il finale è stato bruttissimo. Negativa prestazione di entrambi. Devo dire la verità, Senci va a vincere, forse guadagnerà anche il punto, ma un punto regalato secondo me dalla dirigenza. E quello che non ci rimette, che avvantaggia, è proprio la squadra tra Senci e Hildeburg e Dal Carà. E adesso possiamo al match che vedrà Hardcore Legend affrontare Mr. P in un Hardcore Match.